Noi guardiamo in casa nostra e pensiamo a lavorare bene noi. Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra in salute che è molto forte, che è normale che sulla carta in questo momento possano partire con i favori del pronostico perché giustamente hanno il doppio dei nostri punti, quindi sulla carta è normale che partano avvantaggiati, ma il calcio è bello per questo, perché ogni partita ha la storia a sé, specialmente questa che è un derby, e noi cercheremo di sfruttare al massimo il fattore casalingo dei nostri tifosi che anche sabato, nonostante la sconfitta, ci hanno applaudito e questo sicuramente deve essere un motivo in più da parte nostra per cercare di vincere e di fare risultato anche per loro, perché nonostante questi risultati negativi che stiamo ottenendo, ci stanno sostenendo sempre e l'hanno dimostrato anche sabato a fine partita. Per cui deve essere uno stimolo in più. E niente, dovremmo cercare di, come ha detto lei, appunto, un derby va giocato col coltello in mezzo ai denti, perché incontriamo appunto una squadra forte e dovremmo fare di tutto per portare a casa il risultato. Gigi, bisognerà ripartire dall'atteggiamento che l'Avellino ha avuto soprattutto nel secondo tempo contro l'Ascoli, al di là della sconfitta. L'avvento di Novellino forse ha cambiato appunto l'atteggiamento di questa squadra. Poi c'è un dato importante, significativo, il tuo ritorno tra i pali con l'avvento di Novellino. Ma noi penso che in questo momento possiamo ritenerci fortunati perché abbiamo alla nostra guida un allenatore che ha vinto tanto, che ha esperienza, ha vinto quattro campionati di B, ha fatto numerosi playoff, ha allenato diversi anni in Serie A e quindi dobbiamo stare tranquilli e seguirlo solo. Dobbiamo pensare a seguirlo e fare tutto quello che ci dice lui. È normale che in 5 giorni di lavoro non poteva fare i miracoli, però si è visto già la mano del nuovo mister, si è vista una squadra, un atteggiamento diverso, specialmente nel secondo tempo, e quindi dobbiamo solo lavorare, lavorare, lavorare e ascoltarlo, perché può solo essere da stimolo per noi lavorare con una persona del suo calibro, quindi dobbiamo ascoltarlo e seguirlo e sicuramente sono convinto che ci tirerà fuori da questa situazione. Per quanto riguarda il mio ritorno in porta, mi è fatto piacere che il mister abbia puntato su di me. Evidentemente magari mi conosceva già per i campionati trascorsi e cercherò di dare il massimo come ho sempre fatto con qualsiasi allenatore, quindi non è a prescindere da chi siede in panchina, io ho sempre dato il massimo per questa maglia, soprattutto per la gente di Avellino e per me, perché comunque ci tengo a fare bene in questa squadra, quindi spero di dare il mio contributo anche in futuro. No, no, ma Comprensione, qualcosa. da parte mia o da parte Nel rapporto tra i due c'è qualcosa che non ha funzionato. No, 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 io non io sempre quando penso di averlo dimostrato, quando sono sceso in campo con il mister Toscano, penso di aver fatto delle ottime prestazioni. Quindi io sono un professionista e sono pagato per dimostrare il mio valore. Purtroppo non sono sceso tantissimo in campo, l'ho fatto per 6 volte, però quando mi ha chiamato in causa ho sempre risposto presente e ho dato sempre il massimo anche per lui, perché è giusto così, sono un professionista e non mi sognerei mai di non dare il massimo per un allenatore e per un altro sì. Io do sempre il massimo, ma proprio perché il mio credo, sono cresciuto così e non farei mai una cosa del genere, quindi, ma penso di averlo dimostrato anche quando ho giocato con il mister Toscano di aver dato tutto. Poi, purtroppo lo ringraziamo per il lavoro che ha fatto, ma i risultati erano un po' altalenanti, la società ha deciso questo cambio. Adesso ormai è passato, bisogna pensare al futuro e cercare di fare i più punti possibili con mister Novellino. Ciao Gigi, Ciao. buonasera. Volevo chiederti, gli anni scorsi sempre titolare inamovibile, quest'anno invece come hai vissuto questa alternanza con Arunovic e poi un parere sui portieri del Benevento, sia Cagni, credo come se calcio italiano, sia Gori, sono due estremi difensori di valore, è così una sfida nella sfida come la percepisci? No, l'alternanza, ho detto prima, c'è un mister che fa le scelte e vanno rispettate, poi è normale che uno vorrebbe sempre giocare, visto che comunque penso in queste mie ultime 2 stagioni di aver dimostrato il mio valore e sicuramente ci tenevo a partire titolare.
poi ero riuscito a riconquistarmi il posto, e giocando anche bene secondo me. Poi l'infortunio alla caviglia mi ha rimesso fuori causa per 2-3 partite, poi adesso è tornato il mister Novellino e mi ha ridato fiducia, quindi ho detto io quando vengo chiamato in causa cerco di dare sempre il massimo per questa società, per i miei compagni, per tutta la gente di Avellino, tifosi, per voi, per tutti, perché se faccio bene io penso vanno bene tutti quanti. Per quanto riguarda i portieri del Benevento, secondo me Cragno è un grandissimo portiere, sicuramente il prossimo anno giocherà in Serie A, perché sta dimostrando, già l'anno scorso ha dimostrato il suo valore anche a Lanciano e 2 anni fa a Cagliari, quindi penso che si meriti altri palcoscenici, però per quanto riguarda Gori è un portiere d'esperienza che ha vinto tanto, specialmente in Lega Pro, e è un uomo spogliatoio e penso che sia giusto che finisca la carriera a Benevento per quello che ha fatto e che sta facendo. Ciao, ciao. Forse mi serve un po' di continuità a livello tattico, mi sembra che la abbia già imposta sul spazio 4-2 di qui magari alla fine del campionato. Quello che vi è mancato in precedenza forse eravate anche un po' disorientati da questi cambi di moto, chiaramente non sei uno di movimento dal suo movimento, però rispetto a quello che hai percepito nello spogliatoio dei compagni, non so se hai percepito qualcosa in questo momento. Ma è normale che in questo momento abbiamo bisogno di sicurezze, perché non attraversiamo un momento, per quanto riguarda i risultati, un momento positivo, quindi più una squadra è sicura e ha delle proprie certezze, più può rendere al meglio. Penso che il mister appunto ha un'esperienza tale da decidere il meglio per noi. E sono sicuro che appunto affidandoci a lui ci tirerà fuori da questa situazione, perché è subito entrato con carisma nello spogliatoio, nella nostra testa, e sta lavorando anche su quello, perché sicuramente in questo momento bisogna lavorare anche sulla testa della squadra, perché è un momento delicato. Il nostro vantaggio adesso c'è la possibilità di incontrare 3 squadre che sono 3 derby praticamente, perché anche col Bari è praticamente un derby tra tifoserie, quindi abbiamo la possibilità di fare bene queste 3 partite e poter acquistare fiducia per il proseguo del campionato. Speriamo appunto di fare i più punti possibili in queste 3 partite, anche se sono partite difficili, che però potrebbero permetterci di affrontare il girone di ritorno con un altro spirito. Gigi, mi riaggancio un attimo a questa analisi tattica, perché solitamente si dice che il portiere è colui che comanda la difesa. Ovviamente tu spesso sei stato costretto a vederla dalla panchina la partita, però che cosa cambia per un portiere giocare a 4, giocare a 3, anche perché ci sono stati questi continui cambiamenti e soprattutto in virtù di questa difesa attualmente a 4 rispetto all'anno scorso dove prendevamo gol a Iusa, non è cambiato diciamo l'andamento anche quest'anno, però la sensazione è che ci ritroviamo almeno centralmente degli elementi nettamente superiori dal punto di vista tecnico. Ma a me cambia poco, nel senso che in settimana prepariamo la partita e mi confronto anche col mister cercando di capire quello che lui vuole dalla linea difensiva e quindi quello che vuole che io dica ai difensori, quindi a me cambia poco sinceramente, nel senso il mister decide, io cerco di aiutare la difesa a fare quello che il mister chiede. E poi vabbè, l'anno scorso giocavamo in maniera differente, nel senso che eravamo una squadra molto offensiva, andavamo molto in avanti, quindi a volte rischiavamo un po' troppe ripartenze e la maggior parte dei gol abbiamo presi appunto in ripartenza, quindi erano modi di giocare diversi. Quest'anno magari la maggior parte delle situazioni che subiamo siamo quasi sempre a difesa schierata, quindi magari per i difensori è più facile poter leggere una traiettoria di un pallone o marcare un avversario, quando invece le altre squadre partono in contropiede e vieni sempre puntato fa un po' più fatica, penso sia quella la differenza, però ho detto adesso c'è il mister che lavorerà su questo e già lo sta facendo, bisogna dargli tempo perché comunque è una persona che di calcio capisce molto e sicuramente ci aiuterà a uscire fuori da questa situazione. Gigi, volevo chiederti invece come vi spiegate se le difficoltà dell'attacco, soprattutto secondo te quanto sta incidendo la mancanza prossima di un pizzico di esperienza in orgasmo per
magari essere più cattivi, cinici ad arrivare in una gola con maggiore frequenza e pericolosi? Ma esperienza penso che non manchi, perché davanti abbiamo gente importante, gente che ha fatto la differenza sempre in questa categoria, perché stiamo parlando di attaccanti come Mokuru, Ardemagni, Gigino, che gente che hanno sempre fatto gol e ci hanno aiutato molto in questi anni. Ma penso che ci vuole anche un po' più di fortuna, un po' più di... Sì, di fortuna, ma non penso a esperienza. Sono anche momenti, gli attaccanti sappiamo, a livello organico magari siamo un po' più giovani rispetto al passato, ma penso che col passare del tempo e anche col lavoro del mister riusciremo a sopperire appunto questa mancanza di gol e essere un po' più cinici. Poi lo sai meglio di me che a volte anche il periodo, dei periodi la palla entra anche se ti sbatte addosso, dei periodi non vuole entrare. E sabato è stata la dimostrazione. Abbiamo preso due pali, traversa, occasioni quasi sulla linea sbagliate, quindi è anche un momento no, che però non deve essere un alibi, perché la sfortuna secondo me esiste fino a un certo punto, ma la fortuna va creata e bisogna essere sempre positivi, pensare sempre al meglio e pensare di poter vincere ogni partita. Solo così potremo uscirne fuori e attirare la fortuna dalla nostra parte. Purtroppo il pubblico vi segue, vi sostiene, ma non è il top, perché logicamente la squadra non sta andando proprio benissimo. Se tu dovessi dire qualcosa per caricare i tifosi dell'Avellino, quale sarebbe il tuo sfondo per i tifosi? Ma io non penso che non gli debba dire niente io, perché hanno dimostrato in questi anni il loro attaccamento alla maglia, alla squadra, e ho detto anche sabato l'hanno dimostrato a fine partita, che ci hanno applaudito e ci hanno sostenuto, hanno cantato per tutta la partita, quindi non mi sento di dare consigli, perché non sono nessuno per poter dare consigli a loro, visto che in queste stagioni che ho giocato qui li devo solo ringraziare, perché ci hanno sempre trascinato verso l'obiettivo e ci hanno sempre aiutato anche nei momenti di difficoltà, e sono sicuro che in questo momento che sicuramente è un momento di difficoltà per quanto riguarda i risultati, lo faranno ancora come l'hanno fatto sempre, ci trascineranno verso la salvezza, perché sono convinto che questa squadra con l'aiuto di tutti possa raggiungere una salvezza tranquilla, e lo dico a 6 mesi dalla fine del campionato, quindi non mi sento di dare consigli, perché ho detto sono sempre stati fantastici, ci hanno sempre aiutato e sono sicuro che lo faranno ancora, specialmente in queste partite qua, che sono partite delicate e molto sentite. Gigi, tradizionalmente il derby, abbiamo sempre detto, è uno solo, è Napoli-Avellino, però ovviamente in Serie B in questo momento ci sono questi due derby, tra l'altro col Benevento è il primo assoluto in Serie Cadetta. Voi all'interno dello spogliatoio sentite più questa gara o quella della Serenità? Guarda, io penso sempre una partita alla volta, in questo momento sentiamo di più quello che il Benevento, perché si gioca sabato. Fra 3 settimane sentiremo più quello con la Salernitana, perché si gioca con la Salernitana. Però sicuramente una partita sentita, ma alla fine sono sempre 3 punti. E il nostro obiettivo è quello di fare 3 punti, perché abbiamo bisogno come il pane di fare punti. Dovremmo essere una squadra umile, con umiltà, visto che affrontiamo una grande squadra, perché i numeri dicono questo in questo momento. Non si può dire il contrario. E con umiltà, con il lavoro e con... un po' più di cattiveria, quella che ci sta mancando ultimamente, dovremo cercare di fare il risultato, perché ho detto abbiamo veramente bisogno di tirarci fuori da questa posizione, che secondo me non rispecchia il reale valore della squadra, perché io vedo lavorare i ragazzi tutti i giorni, vedo come si applicano e secondo me non è giusto che stiamo in quella posizione, visto anche i valori sia umani che tecnici che abbiamo, quindi non c'è occasione migliore che un derby per cercare di dare una svolta alla stagione.